Se l'avversario di certo non strappa sorrisi, il calendario, o meglio, gli incroci di domenica prossima potrebbero essere un valido alleato nella rincorsa alla salvezza del Teramo. Chiaro che la premessa per la banda Ugolotti è quella di provare a fermare o quantomeno frenare la capolista Venezia, anche perché la mano bisogna darsela per primo da soli. Ma è altrettanto evidente che il diavolo scenderà in campo al Bonolis domenica pomeriggio, conoscendo già il risultato del Braglia del giorno prima, dove è in programma un Modena lumezzane da brividi, coi canarini di Ezio Lino Capuano a quota 28 e per ora ancora un po' fuori dai radar biancorossi, e coi lombardi che sull'altro fronte si ritrovano a meno uno dalla formazione teramana. Da un capo all'altro della giornata, il lunedì sera il Forlì al Tardini di Parma parte decisamente sfavorito e i gialloblu dell'Abruzzese d'Aversa hanno nelle corde una vittoria che lascerebbe i romagnoli a 29 punti, ma con una posizione di classifica decisamente più tranquilla rispetto all'11 di Ugolotti. Ma non è finita qui, perché il Bassano, ancora scottato dai 6 gol rimediati a Pordenone e dall'esonero del tecnico Luca D'Angelo, avrà voglia di riscatto in casa contro il Mantova. Il clou della zona calda però sarà il Del Conero di Ancona, coi dorici appaiati col diavolo a quota 24 punti che riceveranno la visita del Fano, fanalino di coda, distante solo 4 lunghezze. Il Teramo si augura un pareggio che lascerebbe tutto invariato, così come preferirebbe il segno 2 all'Elvia Recina di Macerata, dove arriva il Gubbio, che invece è in piena lotta per gli spareggi promozione. Tanti discorsi, moltissimi incroci, ma tutto passa dalla sfida del Bonolis, che il Teramo dovrà affrontare sapendo di trovarsi di fronte una squadra che ha vinto 6 delle ultime 7 partite, con in mezzo il pareggio interno proprio col Parma. Insomma, un avversario non proprio agevole, ma che sarà privo del portiere Facchini e del difensore centrale Malomo, entrambi squalificati. Ugolotti, proprio dalla squalifica invece, recupera imparato. Spighi sarà a disposizione, ma andrà in panchina. Modulo che dovrebbe essere confermato con Barbuti a far coppia con Sansovini. Attenzione all'ex Stefano Moreo, che giocherà esterno nel 4-3-3, sull'altro fronte Marsura, mentre al centro l'ex bresciano Geico.